Dopo un mese e mezzo di contenimento sociale, sono tanti gli effetti sulla vita delle persone. Ne parliamo con Antonio Francese, psicologo e docente di psicologia della religione presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Qual è la situazione delle persone dopo tutto questo lungo periodo di contenimento, soprattutto adesso in attesa che parta la fase 2? Per quanto concerne la situazione attuale delle persone, è chiaro che questa cautela e questa custodia in casa ha determinato una serie di slatentizzazioni di difficoltà già presenti e però nel frattempo ha anche determinato un avvicinamento ad alcune situazioni relazionali che prima erano trascurate. Basti pensare alle famiglie che si sono riunite per forza di cose. Ma purtroppo alcune famiglie, quelle disfunzionali, hanno visto accrescere quelle difficoltà che già erano interne al nucleo stesso. Sotto il punto di vista relazionale e sociale, molti hanno subito questo contenimento, tant'è che spesso le richieste di aiuto, anche estemporanee, attraverso una telefonata, un messaggio, cercano di trovare conforto in questa situazione. Sicuramente la ripartenza sarà molto importante, farla con le giuste cautele, anche sotto il punto di vista della relazione umana. Ma quali conseguenze può avere poi questa emergenza sul futuro delle nostre relazioni? Beh, sicuramente le cambierà. Sicuramente le cambierà nel primo tempo, poiché sappiamo bene che entrati poi nella fase 2 non potremmo relazionarci come un tempo, la vicinanza fisica non sarà possibile all'inizio come una volta e pertanto io sono sempre persuaso dal parlare di distanziamento fisico e stare attento a non parlare di distanziamento sociale, usare un vocabolario più adeguato rispetto a questa condizione, poiché in verità molte persone si sono anche riavvicinate in questo tempo. Per cui sarà necessario anche avere le giuste cautele e sicuramente il modo di relazionarci cambierà. La distanza ci dovrà essere, le mascherine e i guanti non consentiranno di essere così liberi come prima, almeno in queste prime fasi dopo il contenimento stretto che abbiamo avuto fino ad oggi. Lei insegna, dicevamo, anche psicologia delle religioni, ma noi abbiamo visto la Chiesa che responsabilmente ha sospeso le celebrazioni con popolo, ma assicurando naturalmente la continuità del ministero e della celebrazione eucaristica. Però, lo diceva anche il Papa, si avverte sempre più l'esigenza dei fedeli di tornare a vivere i sacramenti. Questa è un'esigenza naturalmente che anche da un punto di vista psicologico ha la sua importanza per poter continuare poi a vivere in maniera corretta anche la fase emergenziale, cioè diventa un aiuto per poter affrontare la fase emergenziale. Sicuramente può diventare un aiuto, uso un parallelismo per capirci. Molti in questo tempo hanno dovuto vivere separati dalla persona amata, dalle persone amate questo tempo, dalle famiglie, dalle fidanzate e fidanzati, alcuni anche dai mariti e dalle mogli e dai figli, per motivi di distanza che c'erano già prima per il lavoro e non sono potuti rientrare. Per cui anche nella situazione ecclesiale, sotto il punto di vista sia spirituale ma anche psicologico, questo allontanamento dai sacramenti determina sicuramente una crisi all'interno della persona che nutre una fede e ha una partecipazione ai riti ecclesiastici. Per cui questa ripartenza diventa necessaria affinché le persone possano determinare dentro di sé un vissuto di speranza. E sappiamo bene che poi questa positività dentro la persona porta anche una positività all'interno della psiche dell'individuo stesso e di conseguenza un migliore approccio verso quella che sarà la fase 2, la fase 3 e quindi la ripartenza graduale delle attività quotidiane. E per concludere, quale può essere il messaggio, l'incoraggiamento da dare a tutti i cittadini che appunto stanno subendo comunque le
restrizioni di queste misure e naturalmente però la prospettiva di un impegno fatto anche per la comunità, quindi per superare tutti insieme la fase emergenziale. Mi sento di dire che questa situazione, per quanto drammatica, traumatica e sotto il punto di vista relazionale davvero difficile, abbiamo avuto una possibilità anche di fermarci e poter riflettere su quelli che sono i valori essenziali dell'esistenza. E quanto più una cosa ti manca, tanto più le puoi dare valore. Allora, il messaggio di speranza che vorrei dare è quello di dire agli amici che ci ascoltano che sicuramente la ripartenza potrà dire, rinverdire nel valore le cose che avevamo e che per un tempo abbiamo perso. Sono convinto che in questo tempo, più che mai, un solo avverbio deve esserci familiare ed è la parola insieme. Se riuscissimo a comprendere sempre di più che questa è l'unica via per affrontare le difficoltà, allora anche nei tempi in cui il sereno ritornerà, saremo convinti che tutto quello che abbiamo passato non sarà stato vano. E allora auguro a me, a tutti voi, a tutti quelli che ci ascoltano, che tutto questo tempo sia una lunga attesa in una notte che ci faccia vedere un'alba serena sulla quale poterci affacciare e determinare per noi un vissuto diverso, pieno di relazioni vere che ci sono mancate, ma che possiamo recuperare in una natura più genuina, più profonda e più attenta.